E si rivede un altro gioco per Nintendo DS, questa volta che appare un personaggio che oggi purtroppo è dimenticato dalla dirigenza Nintendo. Kirby Topi all'attacco. La trama è molto semplicistica. A Dreamland Kirby sta passando il suo momento preferito, l'ora della merenda. Quanto deve ingrassare? E si mangia una bellissima fetta di torta alle fragole, ovviamente. A quel punto c'è un'ombra furtiva che gli ruba la fetta. Kirby pensa che sia stato un nemico del suo vecchio avversario, King Dedede, grazie di nome, a rubarla. Si dirige da lui. Kirby scopre che non c'entra niente, ma che i villani sono gli Squeak, dei roditori capitanati da un certo Daroach. E ovviamente è compito di Kirby entrare in azione e fermarli. La trama si articola forse un pochino di più, ma non voglio accennarvela di più, eh? Sul lato visivo, che vi devo dire? Allora, che graficamente ci sembra di vedere qualcosa rilasciato per il Super Nintendo misto al Game Boy Advance, perché vedete ambientazioni che sono molto in stile colorato e cartunesco, che riprendono molto quello che abbiamo visto nei precedenti giochi, che tutto sommato sono gradevoli, non stonano per niente. Anzi, tra l'altro, devo dire che sono fatte veramente bene. Poi anche i personaggi riprendono molto lo stile per Game Boy Advance, che ovviamente, se avete già giocato ai giochi precedenti, vi sembrerà quasi di vedere un déjà vu. E vi devo dire che sono animati bene, molto ben ispirati e pucciosissimi tutti, anche i nemici e gli avversari, insomma. Graficamente il gioco, a me, nel mio modesto parere personale, mi piace. L'unica cosa è che, visto che è un Nintendo DS, mi sarei aspettato forse un pochino di più, ma non posso lamentarmi, dato che è un gioco specialmente in 2D. Sul sonoro abbiamo sempre effetti sonori molto tratti dagli episodi precedenti, sì, quali hanno soltanto migliorati. Poi abbiamo anche musichette di sottofondo orecchiabilissime, praticamente molto divertenti da ascoltare, simpatiche e tra l'altro riescono ad accompagnare il ritmo al giusto tempismo. Invece per la giocabilità, questo Kirby Topi all'attacco, l'avete già capito, è un platform classico a scorrimento orizzontale. Praticamente, il nostro personaggio Kirby può saltare, può usare le bolle d'aria come proiettili, può anche addirittura uccidere gli avversari ingoiandoli prendendo dei potenziamenti. Insomma, se avete giocato ai giochi precedenti, non è che è cambiato molto, ma allora uno si chiede cos'è che ha introdotto di diverso in questo gioco? Il fatto che ci sono tantissime abilità che conosciamo già, ne hanno introdotte di nuove, che sono animale, bolla, fantasma, metallo e la tripla stella, che è l'abilità speciale. Poi ci sono anche addirittura come novità delle pergamene della tecnica che ci aiuteranno ad acquisire delle nuove abilità, come ad esempio la ruota e il tornado, e poi ci sono anche addirittura le abilità magia che si possono utilizzare attivando una sorta di roulette molto simile a quella del gioco Kirby e il labirinto degli specchi, solo che qua è stato implementato in modo diverso. In ogni livello possiamo trovare ben tre scrigni che possono contenere degli oggetti utili per completare il gioco. E per ogni livello praticamente. Però dovete tenere presente che bisogna esplorarli per bene i livelli, perché non si stagliano soltanto in orizzontale, anche in verticale. Quindi, che dire, se adorate il genere platform, anche molto semplicistico,
ma anche addirittura dallo stampo molto parodistico e favolistico, allora questo è il gioco che può fare sicuramente per voi. Se volete recuperarlo, beh, ovviamente esiste solo per Nintendo DS.